Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in una nuova puntata del TG Nerd. Prima di iniziare, come sempre, vi invito a iscrivervi al canale attivando la campanella e di seguirmi in tutti i miei social che trovate sempre qui sotto in descrizione. In più ricordo che se volete supportare il mio lavoro, nel canale sono attivi gli abbonamenti in modalità eroe e supereroe. Detto ciò ragazzi, ecco a voi le notizie del mondo nerd di questa settimana. Buona visione! Red Hulk, prossimo ingresso nell'MCU? Annunciato da poco, l'arrivo su Disney Plus della Golia Verde più famosa che mai, She-Hulk. Avvocato, Avengers e cuginetta di Bruce Banner, questo personaggio è un'ultima new entry che non vedo l'ora di vedere sul piccolo schermo. Ma rumors parzialmente precisi dicono che, oltre a Jennifer Walter, potrebbe arrivare anche la nemesi del generale Thunderbolt Ross, Red Hulk. Ross è stato inserito per la prima volta nel film dell'Incredibile Hulk del 2008. È fatto maturare ed evolvere dietro le quinte dei vari film. Ma perché? Chissà, con l'arrivo dei nuovi Gamma e di Smart Hulk, ci potrebbe essere una futura guerra degli Hulk. Mutanti, già citati nell'MCU. Con la fine dell'Infinity Saga, stanno sbucando nuove curiosità e colpi di scena ogni giorno. E stavolta tocca al primo Iron Man. Chi ricorderà benissimo il finale, ricorderà bene anche la prima chiacchierata tra Tony Stark e Nick. Bene, a quanto pare inizialmente era stata pensata in modo diverso. Nick, in fondo alla stanza, invece di dire «pensa di essere l'unico supereroe Stark», avrebbe dovuto dire «come se gli incidenti gamma, morsi radioattivi e i mutanti non fossero già abbastanza». Adesso devo fare i conti con un marmocchio viziato che non sa cos'è il gioco di squadra. Wow, scorbutico, ma mi piace. Joker, scollegato dal DCU. Dopo teorie, cospirazioni, i Wayne che passano nel trailer e il Leone d'Oro, ecco la bellissima mattonata sui denti. Joker è un film a sé, niente sequel. A dirlo è lo stesso regista Todd Phillips, dicendo che il film non è e non sarà collegato a nessun altro film eroistico e che si tratta solo di un film, il suo film. Se voi state in silenzio, potrete sentire le urla e i cuori spezzati di tantissimi fan. Rumors, futuri Xavier e Magneto. MCU Cosmic ci rende partecipi del mondo dietro i cinecomics più famosi del pianeta. E stavolta non è stato da meno. Nelle ultime notizie troviamo un rumors su pilastri portanti su dove si erge tutto il mondo mutante, Magneto e Xavier. I due mutanti di classe 4, sì ragazzi, le mutazioni sono classificate a classi, potrebbero risultare vagamente di etnia diversa. Esatto, si vocifera che i due potrebbero apparire nell'MCU come afroamericani, perché Kevin e tutto lo staff dei Marvel Studios vorrebbero creare qualcosa di diverso dalla saga iniziata nel 2000 col primo film degli X-Men. Io non vedo nulla di male a portare dei cambiamenti ai personaggi, ma di questo passo vedremo persino il Luke Cage caucasico. Ah no, c'è già. Teorie, Scarlet Witch. Stando alle pellicole annunciate della fase 4, una più di tutti sta facendo parlare i fan, Doctor Strange. Il lungometraggio intitolato Multiverso di follia vede nel cast Elizabeth Olsen, l'attrice che ha interpretato Scarlet in questo multiverso. Questa presenza ha fatto sbizzarrire i fan, che hanno creato teorie da Oscar. La prima dice che Scarlet, essendo collegata alla magia, sarà l'apprendista dello stregone supremo, per imparare a usare i suoi poteri a piena potenza. La seconda è che Karl Mordo, lo stregone che si vede nel finale del primo Doctor Strange, dia la caccia agli stregoni. E la prima sarà proprio Scarlet. La terza vedrebbe l'ingresso di Kton. Quest'essere demoniaco proviene dal vuoto primordiale. E secondo le origini cartacee, Wanda avrebbe poteri perché in giovane età è stata posseduta da questo demone. La quarta è che nella serie WandaVision, la dimensione dove si trovano i due sia stata creata da Wanda stessa. E che per paura di perdere tutto per colpa dello stregone supremo, inizierà a trasformarsi in Scarlet Witch, la strega più potente del mondo Marvel. Questo vedrebbe i due stregoni combattere tra loro nel multiverso. L'ultima interessante teoria è che Pietro ritornerà, non il Pietro MCU, ma un altro. Questo vedrebbe Scarlett di abbracciare suo fratello, e chi lo sa, magari anche suo padre. Di teorie, oltre queste, ce ne sono una marea, ma queste era giusto citarle. Squadra Suicida 2, manca qualcuno. Qualche giorno fa online è sbucato il cast completo del sequel della Squadra Suicida. Nel cast rivediamo volti noti del primo film, ma i fan si sono accorti che manca qualcuno. Jared Leto. Il primo ad accorgersene è stato Vincent Onofri, Kingpin di Daredevil, che dopo aver twittato di aver notato la mancanza del Joker, è stato attaccato pesantemente dai fan del clown, convinti che il suo tweet fosse una presa in giro.
Oltre a questa spiacevole situazione, i fan non hanno accettato la mancanza del nome di Leto e stanno completamente andando di matto, idolatrando e richiedendo il loro Joker. Iron Man ritornerà. Nelle ultime ore nel web è sbucata una notizia che ha fatto felici i fan MCU. Tony ritornerà sul grande schermo. O quasi. No ragazzi, non si parla di Iron Man 4 o di multiverso. Si parla della pellicola di Black Widow, in arrivo nelle sale nel 2020. Come sappiamo il film è ambientato prima di Endgame, e quindi prima della prematura di partita del playboy miliardario e filantropo Tony Stark. Quindi amici miei, niente resurrezione stavolta. Ma chissà. Marvel Comics, uscite di fine anno. Finendo in bellezza, ecco a voi le nuove uscite del 2019 della Marvel Comics in America. Peter Parker, lo spettacolare Spider-Ham, disegnato da Wilb Robson, sarà forse collegato alla sua apparizione nell'ultimo film Spider-Man Un Nuovo Universo, vendetta del Ghost Rider cosmico. Disegnato da Scott Geoff, vedrà il Rider imprigionato perché ha fatto arrabbiare le persone sbagliate. Doctor Strange, disegnato da Walker, ci mostra un dottore nuovamente con le mani perfette e quindi capace di ripraticare la chirurgia. Incoming, un albo che chiuderà i festeggiamenti degli 80 anni della Marvel. Scritto e disegnato da troppe persone per citarle tutte, vede gli eroi Marvel collaborare tutti insieme per risolvere un misterioso omicidio. Oddio. Ragazzi, il TG Nerd finisce qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è piaciuto sapete già cosa fare, lasciare un bel like, condividere e iscrivervi al canale. Naturalmente attivando la campanella per non perdervi nessuna novità. Ricordate che qui sotto in descrizione trovate sempre le mie pagine social e ancora più sotto nell'area commenti potete scrivermi cosa ne pensate di questo video, ma soprattutto di queste notizie. Detto ciò ragazzi, grazie ancora per aver visto questo video. Noi ci vediamo qui, sempre a questo canale fatto di origine, versione, curiosità e TG Nerd. Ciao ragazzi, alla prossima! L'attrice che Rumors, futuri... Nelle ultime notizie troviamo un rumors su pilastri port... di aver notato, di aver notato... Che ha fatto i fi... Disegnato da Walker... Ci mostrano... Texas Ranger... Ragazzi, il... sì...